Ben ritrovati di nuovo qui in diretta da Reinventing 2021. Sono qui in compagnia di Valerio Neri, buongiorno. Appena Buongiorno. Finito un panel molto interessante, abbiamo visto la sala adesso appena usciva, un mare di gente, quindi insomma li avete tenuti incollati alle sedie. Anche se molto stanchi, siamo alla fine. Era ancora più complicato quindi, ma insomma ci siete riusciti perché? Che cosa ci avete portato? Beh, allora, personalmente ho portato un'esperienza di tanti anni, perché era il 1970 quando ho cominciato a entrare nel mondo del no profit, quindi mi hanno chiesto un po' di delineare tutti questi decenni, cosa è cambiato, cosa no. Attualmente a Save the Children, No, adesso giusto? sono anche in Ah, pensione, ho pure in lasciato Save pensione, the Children un anno basta. fa. Ah, lasciato là. Quanta Quindi da organizzazione ha pensionato passato posso avere una quanta visione. organizzazione ha passato in tutta questa Ah, sua tante. Ho carriera? cominciato col WWF, poi Greenpeace, FAI, Telefono Azzurro. E poi Save the Children, insomma, tante tante. Questo fa capire prima di tutto che insomma, non ci si può improvvisare in questo lavoro, bisogna No, diventare adesso proprio dei sempre meno, professionisti sempre proprio. meno. Sai, quando ho Sempre meno. cominciato eravamo tutti Dei volontari, pionieri. dei pionieri, però adesso no, adesso bisogna fare le cose con molta serietà, il professionismo è essenziale anche per permettere poi ai volontari di dare il meglio. Perché il volontario dà il meglio se ha una struttura che lo aiuta a usare il proprio tempo nel miglior modo possibile, perché se no va un po' sprecato, mentre il volontariato è una grandissima risorsa. Questa cosa però può rischiare di diventare magari agli occhi della gente un po' distanziante, nel senso che dice insomma sono professionisti ormai, chissà cosa, perché poi sa perché la gente pensa sempre il peggio, no? Chissà cosa fanno sotto. Ho sentito parlare tanto infatti di trasparenza, di rendicontazioni, di come si fa appunto a non tradire i propri donatori, a fare in modo che anzi la fiducia sia sempre al primo posto. Allora, tu l'hai detto perché già hai dato delle soluzioni, però bisogna dire che anche i donatori sono un po', a volte si lasciano un po' andare, no? Per esempio, non vanno a vedere i bilanci delle organizzazioni perché è noioso guardare un bilancio. Non vedono se un'organizzazione è stata, il bilancio è stato audit, come si dice, revisionato da degli esterni o no. Quindi lasciano fare, dicono, ah va bene, ma come faccio a fidarmi? Però informati, prima di tutto informati, perché se ti informi, oggi è difficile non accorgersi se un'organizzazione fa bene o fa male, perché c'è un controllo, insomma, non è così semplice come una volta, all'inizio era tutto un po'. Quindi io credo che i donatori devono anche imparare a fare i donatori, scegliere l'organizzazione non solo in base al tema, però dentro quel tema. Magari sui siti, guardano un attimo quello che a loro sembra più serio, più corrispondente. Oggi l'offerta del no profit è molto ampia, quindi possono anche scegliere. Ecco, che cosa spinge appunto, visto che c'è tanta offerta, no? Come diceva lei, che cosa spinge i donatori ancora ad appassionarsi alle cause? Secondo me, gli italiani sono un popolo generoso, di fondo. E questa cosa si sente sempre, quindi quando l'organizzazione no profit si rivolge agli italiani, che ancora non sa se saranno donatori o no, portando qualcosa di vero, un vero problema, e io mi accorgo che c'è qualcuno che ne consegue delle conseguenze negative, no? Povertà, solitudine, malattie. Allora, mi sento ingaggiato, in fondo noi sappiamo di essere tutti, in gran parte, non tutti, in gran parte molto fortunati. E allora lì ti viene un po' voglia di compensare un po' anche la fortuna che hai avuto. A tutto ciò poi si aggiungono i problemi ambientali. Oggi tutti sappiamo che ci sono problemi ambientali gravissimi. Allora, se Greenpeace o il WWF o Legambiente o Mare Vivo, una delle tante che si occupano di queste cose, ci fa una richiesta. Caspita, stiamo aiutando a migliorare il futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, se aiutiamo queste qui. Perché non è che i governi risolvono il problema, i governi sono mossi dall'opinione pubblica, nel mondo libero, è l'opinione pubblica che muove le cose. Se il no profit aiuta a muovere l'opinione pubblica verso quel determinato problema, abbiamo la speranza che qualcuno faccia Poi qualcosa. anche i governi facciano qualcosa. Durante la pandemia si è visto invece veramente questa generosità diventare
all'ennesima potenza. Cioè, appunto, gli italiani sono sempre stati un paese, un popolo molto generoso, durante la pandemia ancora di più. Chi non aveva mai donato ha donato durante la pandemia. Tantissimi sono avvicinati alla donazione. La sfida adesso è tenerli, però. Come si può fare a tenerli? Beh, questo sta molto alle organizzazioni, essere credibili, coltivare il donatore. Adesso entriamo nella tecnicalità, quindi non ti vorrei rispondere perché diventerei un po' noioso, perché entriamo nel tecnico. Però è stata una cosa fantastica e questo dice quello che dicevo prima. Se sei in sofferenza, però sei nello stesso tempo fortunato, quindi sei in pandemia, capisci che il mondo, noi tutti stiamo rischiando tanto, la gente perde il lavoro, i bar chiudono, però tu in qualche modo sei ancora fortunato, senti di voler fare qualcosa e incominci a farlo in pandemia, secondo me in gran parte questa gente continuerà a farlo anche dopo. Ci ha detto che da poco è andato in pensione, quindi in realtà è un reinventing anche per lei in questo punto, no? Beh sì, in pensione però da una mano, in pensione formalmente però da una mano a tante piccole organizzazioni, perché credo che il nostro mondo, il mondo del terzo settore abbia un grandissimo futuro. Perché nel futuro ci sarà sempre più bisogno di questo mondo. E quindi io sono, allora, appunto, sono qui per pensare anche al futuro. L'ho chiesto a tutti quelli che sono seduti prima di lei su questo sgabello. Come personalmente, appunto, si reinventing? Bella domanda. Allora, come si reinventing? Valerio, come si reinventing? Allora, io oggi sto aiutando una piccolissima organizzazione, no? Però quando ho cominciato... Fino a pochi mesi fa ero stato il direttore generale di una grande organizzazione internazionale, quindi tante cose io non le facevo più. Il marketing diretto, cioè la letterina, il depliantino, non li scrivevo più da decenni, perché nelle grandi organizzazioni ci sono... Adesso io mi sto reinventando, perché se aiuti i piccoli devi andare a fare anche le cose iniziali, e devo dire è una gran bellezza, perché ritorno in qualche modo alle mie origini e mi reinvento tornando alle mie origini, quindi molto divertente. Allora, fortunati anche coloro che avevano appunto le letterine fatte da lei, Valerio. Io la ringrazio tantissimo di aver presentato qui con noi, siamo stati contenti di averla qua a Reinventi, che speriamo di vederci il prossimo anno a questo punto. Sì, sicuramente. Grazie mille davvero, grazie anche a voi, rimanete collegati perché fra poco torniamo sempre qui in diretta.